Chiamato al riscatto, il Teramo non tradisce le attese. Bisceglie battuto con il più classico dei risultati 2-0. Settimo posto in classifica, playoff centrati per il secondo anno di fila. Non è affatto un dettaglio. Biancorossi largamente rimaneggiati, 7 assenze e soprattutto difesa da reinventare. Priva per l'occasione di Vitturini, Diachité, Lasic e dello squalificato Tentardini. 4-4-1-1, Piacentini e K Terzini. In mezzo alla coppia Soprano, Trasciani, Ilari e Costa Ferreira, esterni di centrocampo. Bombaggi alle spalle di Kerem Attang, prima da titolare per l'italo-ganese, preferito a Pinzauti. Di contro il Bisceglie, penultimo in classifica, caccia di punti per migliorare l'attuale posizione in chiave play-out. Bucaro si affida al consueto e collaudato 4-4-2. L'italo-marocchino Mansur e Sartore larghi a supporto del tandem d'attacco Rocco Makota. Parte meglio il Bisceglie, Sartore impegna Lewandowski, ma subito dopo il Teramo sbloccare il punteggio. Recupero palla e bella transizione tra le linee. Costa Ferreira, Ilari Bombaggi, controllo e sinistro incrociato del 10 biancorosso, pallone in buca d'angolo. Alla prima occasione l'11 di Paci capitalizza. Ottava rete in campionato per il classe 89. 14esimo, Kerem Attang scarico a ritroso in area per Costa Ferreira, che prende la mira e scheggia il palo. L'azione prosegue da fuori. Arrigoni arma il destro, tiro velenoso. La palla rimbalza davanti a Spurio, che non si fa sorprendere. Match giocato a viso aperto dal Bisceglie, il terreno più congeniale al Teramo, che di contro soffre e non poco. Le squadre che si chiudono a riccio. Naturalmente i pugliesi non restano a guardare. Mansur Sartore e il franco camerunense Makota sono i più pericolosi. Ilari senza immagini, provvidenziale sul tiro cross di Cittadino. Nel primo tempo non c'è altro. Ripresa, subito pericoloso il Bisceglie con Maimone, ma la risposta del Teramo immediata. Spunto di Santoro, azione veloce, il sinistro di Bombaggi, rimpallo e poi la conclusione di Ilari col gran riflesso di Spurio. Un minuto più tardi Santoro entra in area, contatto con Sartore per Calzavara di Varese, nessun dubbio. Calcio di rigore, le proteste della squadra di Bucaro. Sul dischetto, glaciale capitan Arrigoni. Spurio spiazzato, 2-0 Teramo. Bisceglie indomito, piazzato di Giron, ex Chieti e Avellino. Lewandowski attento, versante opposto Bombaggi, dalla distanza palla di niente al lato. Tra i nerazzurri tazza per Priola, Cecconi rileva Rocco, sempre 4-4-2. 62esimo, chance colossale per gli ospiti in area piccola, girata di Mansur, Lewandowski fa il massimo a porta vuota, Makota spreca l'impossibile. Birligea per Kerem Attang, trascorrono due minuti. 66esimo, cross da sinistra, Trasciani respinge, Mansur raccoglie e conclude, Lewandowski c'è. Tanti spazi, il Teramo agisce di rimessa. Tra le linee Bombaggi riceve, ci prova ancora, vola de via, Spurio immobile, biancorossi ad un passo dal tris. È l'ultima emozione. Teramo batte Bisceglie 2-0.